Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Un video, voi direte, ma perché stai facendo un nuovo video quando è lo stesso? Sì, è lo stesso video, no, non è lo stesso, cioè sì, no. Sono nello stesso posto, nello stesso luogo, contemporaneamente, ma sto registrando due video, sì, sono un caso perso ragazzi. Però quello è un video di una cosa, questo è invece il video di come sto gestendo la mia dieta, la chetogenica, fuori di casa. Ovviamente non si vede un Kaiser, le macchine mi hanno messo sotto, ma andiamo sul lungomare qua di come sto gestendo la dieta, perché è ovviamente molto importante, anche se io in realtà non ho ancora capito, cioè nel senso, vabbè, è facile fare la chetogenica, grassi alti, proteine basse, vai al ristorante tipo prendi una cosa molto cicciona, tranne i carboidrati. Il problema è che qui è difficile trovare qualcosa, quindi vabbè, vi farò vedere un attimo come mi organizzo per cercare di trovare qualcosa che potessi mangiare in chetogenica. Beh, sono andato a fare la spesa in un supermarket, sì, perché io vado a fare la spesa pure nei posti così. Però io dico sempre, ed è una cosa che vi ricordo sempre a voi ragazzi, se qualcosa volete poi arrivano le tentazioni, vedete il gelato, ma no, no, non è per me. Se volete fare un qualcosa, fatela. Quindi se in questo momento io ho deciso di intraprendere questo piano alimentare, questo stile di vita, tra virgolette, passatemi il termine, non mi faccio problemi che la mia amica, ecco, si mangia il gelato. Io resisto e persisto. Però comunque alla fine ho trovato un supermarket, ho comprato, vi faccio vedere, gli stick questi qua di grana padano. Sono, ogni bustina già pronta, sono circa 20 grammi, quindi ne mangerò 60 di questi. Poi ho comprato le mandorle, vabbè, classiche. Vabbè, ve le faccio vedere che non riesco a prenderle. E fate conto che 8 mandorle sono circa 10 grammi, quindi regolatevi così, se non avete una bilancia per pesare, stimate, e non succede assolutamente nulla. Ovviamente non posso mangiarmi il gelato o le brioche, tutte le altre cose, gelato, vedete, che vorrei mangiarmi. In realtà non ho nemmeno tanta voglia di mangiarle, se devo dire la verità, però sti cavoli. Detto questo, mo mangio, che ho fame, e sono le 17:17, io ho saltato praticamente il pranzo, sono in digiuno intermittente protratto da ieri sera alle 22, ma va bene. YouTuber americani, vi faccio le riprese allo specchio. Sostanzialmente adesso mi sono cambiato, come potete notare, e sto andando a fare il secondo pranzo della giornata. Il pranzo, vabbè, secondo pasto della giornata. Oggi ho fatto un digiuno intermittente molto prolungato, in pratica avete visto ho mangiato verso le 5:30-6, erano una 55 grammi di grassi e una quarantina di proteine. Però sostanzialmente poi ho smangiucchiato un po' di mandorle di qua e di là, perché per fortuna me le avevo preso perché avevo fame, ero in movimento, quella. Adesso sto cercando un ristorante di pesce, perché il pesce rientra perfettamente nella chetogenica, ci metti 4 quilli di olio sopra e sei al top. Però ovviamente vi porterò con me e vi faccio vedere cosa mangio e cosa non mangio. Ci vediamo al ristorante. Siamo arrivati al ristorante, come vedete c'ho il menù qua, devo scegliere qualcosa di, visto già, qualcosa di buono nell'antipasto, devo dare i secondi e poi faccio vedere quando mi arrivano. Mi portano le bruschette, ma non sanno che io non le posso mangiare, giusto, mi sembra onesto. Questo cos'è? No, c'è carboidrati, niente, vabbè, amen. Allora, per cena, questo polipo, vedete, poi qui ci sono delle patate che io non mangerò, su conduta di rucola, quindi proteine e grassi, i carbo li diamo ad altre persone. Questo è il primo, cioè l'antipasto. Questo è il mio secondo, ovvero una ricciola, saranno 100-120 grammi, con una crema di olive. Questa cosa qua sinceramente non ho idea cosa sia, però me la faccio bastare. Voi che dite, approved? Ci sta. The next day. Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, anzi non dovrei fare l'intro perché ovviamente è il secondo giorno di come mi gestisco in chetogenica. Come potete vedere, faccio vedere un po'. Sto facendo la colazione, ovviamente da andare con me, è pieno di roba che io non posso mangiare, vedete. Ma ho trovato qualcosa, ovvero due ovette, anzi tre ovette, fredde, vabbè, queste cavoli che sono nuove, queste volte quindi vanno bene. Per ogni uovo ricordate 5 grammi di grassi e 7 di proteine, vabbè. Smonterò un po' di cose, un po' di formaggio, e sto specie di prosciutto cotto che fa abbastanza schifo a mio avviso, però meglio di niente. E gli altri si prendono, cosa succede? Caffè me ne prenderò 47, perché oggi è pure cambiata l'ora, ma io sto avendo più sonno di prima. E niente, poi ci vediamo dopo.
Ragazzi, è giunto il momento di mangiare, quindi vi faccio vedere cosa mangio oggi a pranzo. Non lo so in realtà, vi posso solo fare tutto per così. Oggi mangio qui. Da qui a lì. E anche oggi a pranzo dei tentacoli spettacolari. E via. Visto? È sempre la vista spettacolare. E adesso questo è il mio pranzetto, diciamo, secondo un calamaro, un po' poco per la chetogenica, infatti sono tipo 20 grammi di proteine tra l'antipasto e questo, un'insalata scondita che condirò adesso con l'olio che è là e il sale. E niente ragazzi, purtroppo. Ragazzi, sono qua a cena, vi faccio vedere, vedete quanto è dieta chetogenica, non sono andato a mangiarmi la carne. Solo che uno squilibrio grassi proteine non riesco a compensare, quindi o sforo con le proteine ma non posso sforare le proteine o non prendo la giusta quota di grassi, non lo so. Fatto sta che sono piatti enormi qua di carne, assurda. Ovviamente dovessi mi metto il camice, sì vabbè il camice. Primo piatto, la mozzarella di bufala, ovviamente venga a Napoli e non mi prendo la mozzarella di bufala, 100 grammi, top, perché chetogenica è perfetta. Mentre questa penso che sia propriamente adeguata a chi è in chetogenica, carne e mozzarella di bufala, modellini non per me. Spero che questo video full day o due giorni di chetogenica, quello che ho mangiato fuori casa, mi sia piaciuto e soprattutto l'avete trovato utile per cercare di gestirvi i pasti se fate una dieta chetogenica, perché secondo me il maggior limite delle chetogeniche è proprio l'impossibilità di uscire fuori a cena, proprio perché comunque c'hai una ristrettezza di macronutrienti molto importante. Più che altro ovviamente devi escludere qualsiasi forma di pasta, pane e compagnia bella, dolci non se ne parla, tutto il resto. E soprattutto anche, diciamo, scegliere le fonti di proteine e carboidrati, di proteine e grassi non è poi facilissimo, perché comunque c'è un importante squilibrio di proteine e quando si va al ristorante basta prendere delle fettine di carne o di pesce che si sfora, non dico subito, però bisogna stare attenti. Infatti io ho prediletto pesci un po' più piccoli, come poteva essere per esempio il merluzzo piuttosto che lo sgombro, comunque che ti danno dei tranci più piccoli piuttosto che la fettina classica di pesce spada, tranne questa sera che ho preso poi quella tagliata che però ho condiviso, quindi alla fine mi sono preso la mia porzione con la mozzarella di bufala in modo tale da poter integrare la quota di grassi, che paradossalmente è quella più difficile da raggiungere. Se uno va al ristorante, va a mangiare al ristorante e non prende per esempio la pasta, è difficile che riesca a raggiungere 130 grammi di grassi soltanto così, e pertanto ho dovuto optare per mozzarella di bufala, cosa un po' più top, però che qui nel napoletano ci sta. Quindi comunque tutta questione di organizzazione, di lungimiranza nell'ordinare i pasti, cercare di regolarsi e non strafare, perché ovviamente una volta che sforate le proteine il rischio che vengono prese per fare gluconeogenesi è importante, quindi bisogna comunque regolarsi. Però non mi sono privato di nulla, ho passato comunque un bel weekend, non sto male, non sto niente, quindi la chetogenica procede discretamente bene, tranne per il fatto che non sono completamente in chetosi, ma questa è un'altra storia, ve ne parlerò in un altro video. Detto questo, vi ringrazio per averlo visto e noi ci vediamo nel prossimo. Ciao ragazzi.